Ciao a tutti, allora so che non ci vediamo da tantissimo, tantissimo tempo e questa diciamo che è un'occasione un po' speciale, spero di, è quello che dico sempre, riuscire a recuperare e a fare qualche altro video, però questa è una cosa un po' a parte, diciamo, no? È un qualcosa che non faccio mai nei miei video, non ho mai fatto ed è un unboxing. In realtà io so già cosa contiene perché so cosa avevo ordinato e di conseguenza so cosa c'è, ma essendo un qualcosa di particolare mi andava di aprirlo con voi e di farvi un po' vedere, insomma, no? Quindi niente, appena arrivato ho deciso di fare questa cosa. Molti penso che sapranno qualcosina. Eccoci qua. Allora, molto bene, metto in ordine perché sono un po'. Okay. Questo è quello che è arrivato. Finalmente, perché io aspettavo questi cartacei da tantissimo. E vabbè, abitando in Svizzera so che le spedizioni sono un pochino più lunghe che in Italia, però appunto mi erano state richieste e quindi non vedevo l'ora. Che cos'è? Tanti di voi già lo sanno. È un'antologia, in realtà, di nove, che raccoglie nove storie di nove donne e i nomi delle donne li potete vedere tutti qui sotto. Sì, ci sono anch'io. E c'è anche Angela Cannucciari che sicuramente conoscerete. È un progetto a cui tengo tantissimo perché tutto il ricavato delle vendite, sia dei cartacei che degli ebook, andranno ad un'associazione contro la violenza sulle donne che si chiama appunto Associazione Emma di Torino, dove verrà il tutto verrà monitorato e verificato da Daniela De Florio, che è colei che ha avuto l'idea di questa cosa, no? E niente, che dirvi, io sono stra orgogliosa e felice di aver partecipato a questo progetto. Ringrazio Daniela per avermene dato l'opportunità. Come tutte le nove storie che sono qui dentro, essendo storie vere ed essendo momenti particolari della nostra vita, non è stato sicuramente facile scriverli. Però penso che ne sia valsa la pena, ecco. Quindi, se vi va, io vi invito a acquistare e leggere Le Fenici e di farci sapere cosa ne pensate. Ecco, direi che questo è tutto. Vi lascerò una video recensione che Anita Bucca ha fatto per noi dopo aver letto il libro e niente, ci sentiamo e ci vediamo spero presto. Grazie mille, ciao a tutti.